Per la prima volta nella sua storia la città metropolitana di Torino è presente al Salone del Libro nello spazio interistituzionale nel padiglione 1 del Lingotto Fiere insieme alla Regione Piemonte, al Consiglio regionale e alla città di Torino. Un desk informativo offre ai visitatori del Salone informazione sulle aperture al pubblico di Palazzo Cisterna, la prestigiosa residenza nobiliare in cui l'ente ha sede in via Maria Vittoria 12, sulla Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte Giuseppe Grosso e su altri iniziative dell'ente. Nello spazio arena del Salone del Libro, la città metropolitana ha organizzato una presentazione della rassegna musicale Organalia. Organalia che per me è un po' simbolo di quello che vuole essere lo sviluppo della cultura e del turismo che si legano in un'inevitabile sinergia. Penso che oggi la vocazione della nostra città metropolitana sia in cambiamento, in un continuo cambiamento, in una continua evoluzione. Avevamo una caratterizzazione più industriale, mentre invece adesso puntiamo su una vocazione culturale e turistica. Quest'anno ci sono tre itinerari, un itinerario dedicato alla Sindone che collega Torino a Chambéry, diciamo che è un itinerario a ritroso, visto che la Sindone era a Chambéry e poi è stata portata a Torino. Questo itinerario è sviluppato sulla via Francigena della Val di Susa, poi c'è l'itinerario dell'Expo che ci mette in collegamento con Milano ed è un'esperienza nuova per Organalia. Organalia non è mai andata sul territorio regionale e così, passando da Torino a Milano attraverso tutte le province piemontesi, Organalia è andata al Colle Don Bosco, ad Alessandria, questa sera sarà a Cuneo e poi successivamente a Vercelli, a Novara, Vigliano Biellese, Verbania Intra, per concludere a Milano in una basilica veramente grandiosa che è la chiesa di Sant'Angelo. Poi c'è invece, diciamo così, l'itinerario più squisitamente di Organalia, che è quello del territorio provinciale, e quindi Ivrea e Canavese.